Bene, 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 bene. Benvenuti nel canale di Sweetali Adventure. Io sono Walter e mi avete scritto in diversi chiedendomi: Walter, ma che cazzo, che cazzo, per dintrindina, che stai combinando? Come mai ancora non hai parlato? Sei l'unico o quasi l'unico a non aver parlato del nuovo drone della Xiaomi, il Fimi X l'8 cazzo si chiama? Il Fimi X8 SE. Sì, perché del resto Xiaomi ci ha abituato con questi nomi grandiosi. Guarda, anche solo il drone di Xiaomi, lo Xiaomi drone 4K, una fantasia proprio straordinaria. Però vabbè, sappiamo tutti quanti molto bene che non è che ci piacciono i droni della Xiaomi perché hanno della fantasia questi nomi, ma non ce ne frega niente. Oh ragazzi, scusate, c'ho ancora un po' la voce e la gola un po' infiammata dopo tutta questa influenza. Comunque vabbè, torniamo a noi. Il discorso è che sono uno dei pochi ancora a non aver parlato di questo drone perché di proposito ho voluto prendermi un po' di tempi giusti. Perché? Allora, se qualcuno di voi mi conosce o comunque segue il mio canale, per i nuovi benvenuti iscrivetevi fra l'altro al canale se vi interessa questo video, saprete già che ho la tendenza a non dire mai una certa parola, la parola killer. Infatti c'è questa tendenza ormai un po' ovunque su YouTube o su tutti quanti le diverse piattaforme che ci sono a scrivere: esce il nuovo drone Xiaomi, il DJI killer, lo Yunek killer, il Mavic Air killer, lo Zino killer, killer allora non c'è un killer. Nella maggior parte dei casi sono solamente dei droni che si fanno concorrenza e che per lo più molto spesso sono davvero molto diversi. C'è il drone, c'è il selfie drone, c'è il drone per riprese, c'è il drone per sport, FPV e via dicendo. Però stavolta devo dire che probabilmente sto per cascare anch'io nel cerchio della trappola mortale della parola DJI killer o comunque killer, perché forse, probabilmente, questa volta siamo davvero davanti ad un potenziale killer DJI. Attenzione però, non fraintendetemi, perché non voglio però fare un discorso di quale modello sarà questo il killer, perché comunque sia siamo comunque su droni di diverse fasce di prezzo, con caratteristiche differenti, di cui parleremo sempre su questo canale a breve, perché vi ho già annunciato in un video precedente che l'X8 SE è già per strada, o comunque, no, scusate, un momento, già per strada, no, l'ho fatto il preordine perché purtroppo gli ordini partiranno a fine gennaio-febbraio. Però appunto prenderò questo drone, che vedremo insieme molte delle caratteristiche di questo drone, faremo i test e tutto quanto, un po' come sul mio canale si è già fatto con il mitico Xiaomi 4K. Però mi sto perdendo un'altra volta nei discorsi. Quello che volevo dirvi appunto sulla parola killer è che non farei un discorso di killer su un determinato modello, ma più che altro direi un killer, un DJI killer in maniera un po' generica. Questo perché questo nuovo ingresso di questo fantastico drone di Xiaomi, e quando dico fantastico ragazzi dico fantastico, è perché stavolta Xiaomi, esattamente come fece con lo Xiaomi 4K, credo proprio che farà il botto. E le statistiche ce lo stanno già dicendo. Infatti sul sito della Fimi il drone è già completamente out of stock, quindi hanno già venduto tutte quante le prevendite, e gli unici modelli che ci sono ancora adesso disponibili in prevendita sono su Gearbest. Vi lascio il link in descrizione con un coupon sconto che siamo riusciti ad ottenere, quindi lo prenderete a circa 380 euro, che è veramente un prezzo della Madonna ragazzi, ma davvero un prezzo della Madonna, perché questo drone Follow Me, GPS, 5 km di FPV, insomma vabbè, ne parleremo meglio. Però cosa succede? Succede che questo drone con estrema probabilità lancerà un po' un terremoto, se vogliamo, nel mercato dei droni, e quindi magari costringerà
in un certo qual modo i produttori, i grandi, i big, come ad esempio DJI, ma anche Unic, ragazzi, perché nel Unic non è da solo sottovalutare, perché nel mondo dei droni professionali Unic fa dei droni davvero straordinari, e se non lo conoscete andate a guardate ad esempio il Typhoon H. Quindi con questo nuovo X8 SE probabilmente DJI e i grandi produttori dovranno rivedere un attimino i prezzi, o comunque sia rendersi conto che in realtà ci sono delle aziende in grado di fare degli ottimi lavori ad un prezzo che è 4-5 volte inferiore, 3-4-5 volte inferiore, a seconda di in che periodo troviamo questi sconti, queste offerte. Poi fra l'altro non scordiamoci di un particolare che davvero non è un dettaglio: la Xiaomi è davvero diventata famosa per usare materiali di qualità. Infatti lo Xiaomi 4K veramente ha materiali di grande pregio, a partire dalle plastiche, dal controller, dai pulsanti, dalla qualità delle leve, e mi immagino, spero proprio che continueranno così e che porteranno questa grande qualità anche su questo nuovo modello di drone. Perché diciamocela tutta, poi in realtà abbiamo visto, io personalmente non posso dire più di tanto perché non ho avuto modo di vederlo, e quando non ho modo di vedere, testare e toccare con mano degli oggetti in prima persona tendo a non parlarne troppo, cosa che non farò anche adesso. Però dai video che ho visto, ditemi se sbaglio, eventualmente lasciatemi un commento se ce l'avete anche voi, ancora meglio, ma ho avuto modo di vedere alcuni video dell'App Sanzino, e sembra veramente fatto di plastica, c'è la stessa plastica che usava la Lego, anzi la Lego forse usava plastica pure migliore. Lo Zino sicuramente, l'App San, con il prezzo che hanno attuale dello Zino, con l'arrivo di questo nuovo Xiaomi dovranno assolutamente rivedere il loro prezzo. Questo probabilmente sarà l'ultimo video prima di Natale, non so se sarà l'ultimo video dell'anno, ma sicuramente quello prima di Natale sarà sicuramente l'ultimo video prima del Natale. Quindi io vi auguro buone feste, buon Natale a tutti quanti, io vi ringrazio nuovamente, vi auguro buone feste, ve l'avevo già detto, non perdiamoci, ciao, arrivederci, ciao a tutti, iscrivetevi al canale, ciao!